Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Ragazzi, oggi facciamo una prova, una doppia prova fantastica, perché non solo proviamo questa fantastica Ferrari F399, ragazzi, vettura del 1999, vettura alla quale io sono molto affezionato. Perché, mi direte voi? Perché è stato il primo mondiale che ho visto vincere la Ferrari. Nel 99 vincemmo il fantastico mondiale costruttore, il primo di 6. E sostanzialmente nella mia vita di tifoso ferrarista non avevo mai visto una macchina Ferrari vincere un mondiale. Fu qualcosa di sbalorditivo e straordinario. E poi per il resto, ragazzi, proveremo la pista di Fiorano. Anche qua sono molto 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 felice, perché ragazzi, io ho abitato 5 anni a Fiorano, dal un anno a 6 anni, quindi dall'85 al 90. Perciò praticamente la pista va a girare quasi vicino a casa mia ed è una gioia. Io ve l'ho sempre detto, appena avrò la possibilità andrò su a Modena e vi farò vedere i luoghi dove sono nato e cresciuto fino all'età di 6 anni, quando poi mi sono ritrasferito in Abruzzo. Quindi è una gioia, non mi ricordo assolutamente la pista, quindi andremo un po' a casaccio e per provare la macchina e per provare la pista. C'è anche su Project Car 3 questa pista qua, quindi è fantastica la cosa e mi riempie di gioia, perché ripeto, è una pista dove io sono di casa praticamente. Quindi andiamo a provare, raga. Ancora riesco a mettere le mod, quelle grafiche, sto tentando in tutti i modi ma è complicatissimo, mi sto facendo bestemmiare. Però siccome c'ho sempre poco tempo, ci perdo mezz'ora al giorno, spero di poterle installare per avere una grafica ancora più bella. Per il resto l'importante comunque adesso è scaricare piste e macchine più belle per divertirci. Come al solito, prima di partire con questa bellissima prova, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, se volete lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends, potete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza, trovate il link di PayPal in descrizione. C'è l'aiuto e il sostegno al mio canale, abbonamenti, donazioni, potete aiutare il mio canale a sostenersi e a crescere sempre di più. Ragazzi, poi vedete, tutta sta roba stiamo portando anche grazie al piccolo sostegno che mi date. Domenica sarò al Teramo Comics tutta la giornata, ragazzi, ci saranno postazioni gaming, potete correre con me, potrò darvi un consiglio, una chiacchiera di qualsiasi ambito. Quindi proviamo a partire, andiamo a vedere un po' come va questa F399 e soprattutto in sta pista. Sei un cazzo di sound, voglio. Oh minchia ragazzi, all'inizio non è proprio dei migliori. No, si spende. Ecco il box famoso. Sì, vabbè, questa esce. Qua dice problemi, ma io non posso fare niente. Oh my god, ragazzi, è impossibile. Ci sarà la traiettoria virtuale, boh? Andiamo a vedere se c'è la possibilità di mettere una traiettoria virtuale, perché altrimenti, ragazzi, non l'accimiamo sta prova. No, merda. Bellissima, fatta veramente bene. Pure il volante, è troppo bello. Ah! Vuole che è ammazzato. Ah! Devo fare un giro pulito. Infatti Fiorano è una pista molto piccola. No, porco di lurdo. Vabbè, basta. Eccoci qua, ragazzi, siamo al Nürburgring. Pista vera, un po' più larga. Vediamo se riusciamo a mettere un po' alla frusta questa Ferrari del 99, che è difficilissimo guidare.
però è bellissimo. Fatta marcia. È tostissimo, ragazzi, senza ABS e traction guidare le macchine è tosto. E poi sono macchine velocissime, però si guida da Dio. Ed Irvine. Adoro guidare e camminare con Valle Verde Formula. Ah! A perde Eddie. L'irlandese. Sono andato largo, ma ci sta. Dai, ma facciamo un giro bene. Ma comunque la grafica, ragazzi, già così è mostruosa. Non so cosa potrà migliorare ancora sto gioco, ma già così la grafica è poderosa. No, non devo mettere la prima, ho sbagliato. Non devo mettere la prima, non l'ho vista. Vede da Dio la grafica. Va a fare un giro pulito. È spaventosa la macchina, ragazzi. Mai mettere la prima con queste auto. Molto più divertente guidare questa che le vetture di oggi. No, cazzo! Impressionante sta macchina, ragazzi. Piccolo bloccaggio per Eddie Irvine. Sound straordinario, molto realistico. È bello che qua perse la gomma Irvine e di fatto ci perse proprio il mondiale. Beh, ragazzi, deciappiamo le gomme, andiamo a mettere un po' di replay, disamina finale. Secondo me è pazzesco, cioè poter giocare queste macchine qua in questo gioco, ma pure di grafico, che cazzo di storia. Poter giocare queste macchine qua è la cosa più bella che c'è. Vi dico la verità, ora che ci sono tutte queste mod, ne scaricherò una marea. Faremo le prove delle macchine più disparate. Ma non solo Formula 1, eh.
mostro per andare Formula 1, perché questa l'ho scaricata ieri di prova con quella del 2024 e mi è piaciuta e ho detto mo guarda là, la grafica già è pazzesca così. Cioè già noto un miglioramento grafico rispetto alla versione base del gioco, quindi poi chiaramente si può ancora implementare, sì, ma è pazzesco, ragazzi. Cioè, giocare questo gioco su PC con queste macchine è l'esperienza più bella che uno possa vivere. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, ci vediamo nei prossimi video, ciao, aglio!